È stata inaugurata questa mattina nella sede del commissariato San Lorenzo la sala intitolata alla memoria dell'ispettore della Polizia di Stato Roberto Mancini, impegnato negli ultimi anni della propria vita nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di rifiuti illeciti nel casertano. Alla cerimonia era presente anche il nuovo capo della Polizia, Franco Gabrielli. Avendo noi bisogno anche di cose tangibili, di cose che possiamo toccare, credo che la sala sia soltanto un riconoscimento esteriore. La sua opera, quello che lui ha lasciato, l'attività di sua moglie che gira per l'Italia, nelle scuole, credo che sia il vero valore, oltre al lascito che uomini come Mancini danno ai colleghi che poi devono proseguire nell'attività, quindi una bellissima pagina. Preferiremmo non inaugurare cose di questo genere, magari inaugurarle solo per chi cessa la propria apparizione sulla scena del mondo per fatti naturali, per scadenze naturali, però chi fa questo mestiere mette anche in conto queste cose, quindi credo anche per questo che a questi uomini e a queste donne dobbiamo sempre rivolgere un pensiero di grande ringraziamento. La cerimonia è stata condotta dal giornalista Sandro Ruotolo, presente anche Beppe Fiorello, che nella miniserie Io non mi arrendo, andata in onda su Rai 1 lo scorso febbraio, ha interpretato il ruolo di Mancini. I riconoscimenti per Roberto sono, cioè, dovrebbero essere quotidiani per i personaggi come Roberto, per le persone come Roberto che hanno dato un senso civile a questo paese, insomma. Le battaglie che faceva Roberto sono state fondamentali per un futuro migliore, insomma, di questo paese. Quindi questo riconoscimento sta anche nel non dimenticare, cioè un fatto proprio di memoria. Cercare di non dimenticare le battaglie fatte da Roberto e da persone dello Stato come lui, e celebrare anche il corpo di polizia e tutti quei poliziotti che come lui sono presenti nella vita quotidiana delle persone, insomma. La vedova di Mancini, Monica, molto emozionata, ha ringraziato tutta la famiglia della polizia, aggiungendo: oggi mi sento a casa. Ma ricordiamoci che sempre anche i pittori diventano famosi dopo che sono morti, ma se Roberto non fosse morto noi oggi non stavamo qua, questo è sicuro. E lui sapeva che la sua morte avrebbe cambiato qualche cosa. Che devo dire che dopo la morte di Roberto le istituzioni mi sono state molto vicine. Io sono molto legata a dottor Panza, al capo della polizia, che mi è stato vicino e mi sta vicino continuamente. E questa sala per me è molto importante, perché qua incontreremo tanti ragazzi, e per me i ragazzi sono molto importanti per il futuro dell'Italia, perché devono capire che dobbiamo cominciare a rispettare se stessi, rispettare il prossimo e rispettare anche l'ambiente.